tempo, poi nella ripresa i due cambi del Guercetta hanno dato un po' di vivacità alla squadra ospite e poi alla fine avreste potuto anche vincere. Un pareggio un po' stretto complessivamente, secondo me. Stretto sì, perché secondo me abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato due tempi, era un po' che non giocavamo due tempi. Grande intensità, grande capacità di soffrire, ma non è che si poteva pensare contro una squadra che in panchina ha dei giocatori tipo Biagini, Vignali, Ferretti, che ha preso in settimana due giocatori di Lega Pro ed erano già schierati in campo, si possa pensare di metterli nella loro metà campo per 90 minuti. Qualche volta ti fanno soffrire, ci mancherebbe, sì, però secondo me noi abbiamo fatto una grossa partita dal punto di vista del temperamento, grande capacità di soffrire e voglia di giocare, perché se andate a vedere, insomma, il loro portiere ci avrà la mano al piede da quanto ha calciato e vedere stoppare la palla non era facile, quindi questa la dice lunga su quello che è venire a giocare dal Bissola oggi. È la prima squadra che ci porta via qualcosa da qua, però io sono contento perché alla fine la squadra non ha mai mollato un attimo, ha provato a vincere la partita anche rischiando qualcosa, e questo a me piace avere il coraggio. A me ovvio che se fossimo stati premiati saremmo veramente al settimo cielo, perché sarebbe stata una vittoria fantastica. Però è anche un pareggio che ci dice che con queste armi in campo possiamo dar fastidio a tutti quanti. Sul gol preso, l'errore del tuo giocatore o la bravura di quello loro? Ci stanno tutti e due e ci sta secondo me la bravura anche di Gentili, che su un contropiede stoppa la palla e la gira sull'ultimo uomo di là. Ferretti è un movimento che fa spesso di andare a cercare il terzino giovane. Noi su quella palla lì non deve passare, o il centrale o il terzino deve colpirla la palla. Purtroppo poi quando affronti giocatori del genere nell'uno contro uno, lui ha spostato palla e poi ha calciato questa palla che è entrata a fil di palo. Quindi giocatore importante, ha fatto la cosa importante. Cargioli è entrato, ha fatto un numero da cineteca, attraverso, cioè incrocio, spigolo, la palla cammina sulla riga e poi esce. No, due pezzi da due giocatori importanti, forti, uno è andato dentro di 2 centimetri al palo, l'altro ha preso il palo e è uscito, quindi le due cose, la cosa importante secondo me è che abbiamo continuato e abbiamo avuto anche l'opportunità, subito il pareggio che poteva essere devastante, poteva esserci la loro grossa reazione e il nostro momento down. Invece siamo ritornati sul pezzo, abbiamo voluto continuare a giocare il nostro calcio, ci abbiamo provato. Non siamo nel City, nel Barcellona, io non sono Pep Guardiola, però una squadra che mentalmente quando c'è dà grandi soddisfazioni. E oggi secondo me è un punto che lo accetto perché avevo davanti una squadra forte e la mia squadra ha fatto una prestazione importante. D'altra parte avete detto non guardiamo la classifica perché questo Guercetta vedrete che verrà su. Ha dimostrato di averci un potenziale da squadra, poi come si... Potenziale di partenza da primato, ci hanno aggiunto due giocatori importantissimi, perché Gentili e Tempesti sono due giocatori, ma basti guardare il curriculum, non è che uno può inventarsi qualcosa nel calcio, tu prendi il curriculum, Vignali, Ferretti, Falchini, Biagini, Bigazzi, cioè sono tutti giocatori di alta categoria se non di categoria superiore. Perciò cioè, hai un appunto da fare, se c'è un appunto oggi che si poteva fare meglio, gestire la situazione meglio o qualcosa che... Sicuramente questa palla calciata dovevamo essere più pronti, quella palla lì mi aspetto che una scarpata, una testata, una manata, qualsiasi cosa non deve poterla, non deve passare questa palla qua. È un errore, ci sta, purtroppo... Ti ripeto, anche loro ne hanno fatti, anche loro hanno potevano subire il gol e insomma, secondo me noi abbiamo fatto l'azione del gol con capolavoro. Certo. È stata una cosa... Davi indicazioni dalla panchina, cosa chiedevi? Chiedevi che ogni tanto ti allungavi? No, chiedevo di giocare un po' più in ampiezza, di non andare dritto per dritto su palla alta perché loro di testa erano favolosi centralmente, quindi se dovevamo alzare palla volevo che la giocassero sugli esterni alti, quindi o su Coccolo, su Bennati o su Gulli quando c'era, se invece dovevamo giocare dentro dovevamo giocare palla bassa. Guarda, anche loro molto fisici, sono 20 assenti. Centimetri, fisico, qualità, non penso che ci staranno tantissimo dietro. Ecco. Un buon pareggio. Un buon pareggio perché abbiamo fatto una grossa partita, poi voglio essere forse un po' di parte, se c'è una squadra che deve vincere siamo noi.
Mister, hai parlato tanto di aspetto mentale nel corso delle ultime settimane, mi ha anticipato un po' la domanda prima. Dopo il loro gol siete stati molto bravi secondo me a tenere comunque botta e a riorganizzarvi in fretta, anche perché nei minuti precedenti alla loro rete qualche segnale un pochino di cedimento, complice anche i loro cambi, c'era stato. Certo. Loro in mezzo al campo hanno avuto quel momento di superiorità, anche perché Sancinito e Raya potevano essere un momento stanchi, hanno dovuto rifiatare, ma non ho cambiato perché avevo bisogno della loro qualità, perché volevo continuare a giocarmi una partita per vincerla. Mettere magari due rosicchiatori di palloni lì nel mezzo probabilmente non mi permetteva poi di ripartire con qualità, e invece ci sono state 4-5 situazioni dove siamo ripartiti bene, dove siamo entrati in area di rigore, dove poi è mancato, mi ricordo, un cross che passa dritto per dritto dentro l'arietta piccola, l'incrocio di Cargiolli, i 3 o 4 corner che abbiamo calciato negli ultimi 20 minuti, insomma ce la siamo giocata, sono contento. Dai. Grazie.